Le sue sculture sono splendide, signorina Dobrev. Davvero, davvero incredibili. La donna mi scruta per un istante con il suo sguardo gelido e fa per allontanarsi con passo deciso, mormorando un algido «grazie». «Dico sul serio, signorina. Posso chiamarla signorina, vero?» «Signorina, le sue opere sono così perfette. Sembrano persone reali. Rappresentano tutto l'orrore della società odierna. Tutto il disgusto e la vacuità. Vuole per caso portarmi a cena da qualche parte, signor... signor... Maffei, Claudio Maffei. Ne sarei onorato, signorina», rispondo soddisfatto. Sara Dobrev mi rivolge un sorriso falso. È evidentemente infastidita dalla mia insistenza, ma io non mi faccio scoraggiare. Quando decido di provarci con una donna, vado sempre fino in fondo. Cingo la sua mano piccola e curata, mi complimento per l'anello dorato che porta al pollice destro e la guido verso la mia automobile. Durante il tragitto verso il ristorante più lussuoso della città, lascio che la voce della radio sostituisca i miei lunghi discorsi, aspettando che la mia giovane compagna raccolga abbastanza coraggio da provare a intavolare un discorso. È la mia tattica. Il silenzio non imbarazza se accompagnato da un notturno di Chopin e ispira alla donna il desiderio di azzardare, di sentirsi importante, indispensabile. Non ho mai fallito prima, né lo farò oggi. «Sono piuttosto stanca. Che ne diresti di accompagnarmi a casa?» propone e poi aggiunge cordialmente, forse temendo di offendermi. «Ovviamente sei invitato a cenare da me. Il mio salotto sarà più calmo ed intimo rispetto ad un ristorante ed ho giusto due pizze congelate nel frigo». Accetto il suo invito fingendomi leggermente deluso. «La prossima volta mi consenta di offrirle qualcosa di meglio. La prego». Quello che la giovanissima artista non sa è che non ci sarà alcuna prossima volta. Guido verso la villa in periferia in cui Sara abita, attento a non far trapelare la mia impazienza, guidando ad una velocità moderata. La ragazza invece è visibilmente agitata. Gli occhi, ora ben più docili di mezz'ora prima, guizzano da me al volante e alla strada, per poi passare nuovamente su di me. Una volta entrato da un grande cancello in stile gotico nell'immenso giardino buio, continuo la mia ostentazione di indifferenza tenendo il motore acceso per 37 secondi più del dovuto per sentire le ultime note del notturno opera 9 numero 2. Quindi scendo dalla macchina e apro lo sportello alla mia vittima. Mentre cammino lungo il vialetto circondato da sculture delle fattezze umane, controllo che il mio barattolo di sonniferi sia ancora nella mia tasca, anche se spero che non sia necessario usarli. Sara, nonostante la sua giovane età, sembra una ragazza sveglia e ragionevole. Non mi stupirei se fosse lei a propormi di spostarci in camera da letto. E immediatamente arriva l'occasione di non stupirmi. Vado a mettermi qualcosa di più confortevole. Mettiti pure comodo. Se ti servisse di darti una rinfrescata, il bagno è in fondo al corridoio, dice con voce maliziosa, indicandomi col dito il sottile lato opposto dell'ampio ingresso. Poi si chiude dietro una delle due porte ai lati della stanza. La casa di Sara è stranamente simmetrica. La porta principale conduce esattamente al centro di una stanza rettangolare. Proprio di fronte si apre un tetro corridoio, mentre ai lati ci sono due porte, dietro una delle quali si trova la stanza della proprietaria. Mi avvicino incuriosito all'altra, ma è chiusa a chiave. Sospirando, appendo la giacca al braccio di una statua che raffigura un cameriere servizievole, ma peculiarità delle opere di Sara, con l'espressione di qualcuno che sta facendo un brutto sogno. Mi incammino verso il bagno attraverso il corridoio buio e cosparso di altre statue sofferenti e porte chiuse, poste l'una di fronte all'altra, e abbasso l'ultima maniglia della casa. Un brivido caldo mi inonda partendo dalla testa fino a diramarsi sulla punta dei piedi e cado a terra. Poi sento solo un lieve dolore. Quando riprendo conoscenza mi ritrovo in un luogo buio e devo essere stato legato perché non riesco a muovere nemmeno un muscolo. Provo a gridare, ma a quanto sembra sono anche stato imbavagliato. Non riesco a capirlo. Tutto il mio corpo sembra essere sotto anestesia. L'unica cosa che riesco ancora a sentire è il ticchettio di una macchina da scrivere
a qualche stanza di distanza. Cerco di rilassarmi, ma è difficile mantenere la calma quando il tuo corpo non risponde ai tuoi comandi. E tutto ciò a cui riesco a pensare sono maledizioni verso quella ragazza, apparentemente tanto carina, che mi ha messo in questa situazione. Perché poi? Sara non aveva idea che le mie intenzioni non erano delle migliori. Non poteva sapere che se non avesse ceduto alle mie lusinghe l'avrei drogata e... o forse lo sapeva. Mi balena in mente la folle ipotesi che questa giovane artista sia a conoscenza delle mie precedenti malefatte. Forse ha compiuto delle indagini su di me. Forse era amica di una delle mie precedenti vittime. Forse addirittura potrebbe in qualche modo aver conosciuto Amanda. Cerco di scansare questa assurdità dalla mia testa. Amanda era una senza tetto. Ho esagerato un po' con i sonniferi. Ecco tutto. Nessuno la conosceva. Nessuno si è mai lamentato della sua assenza. Nessuno ha mai trovato il suo corpo. Buonanotte, Claudio. Sussurra alle mie spalle la voce di Sara. Ora non più fredda e distaccata, ma passionale, profonda, promettente. Immediatamente lascio andare tutte le mie preoccupazioni. Come tutte le artiste, Sara deve avere dei gusti particolari e se mi hai mobilizzato non è certo per consegnarmi alla polizia. Aspetto paziente che la ragazza si avvicini strusciando lentamente i piedi a terra. Sento un interruttore scattare e finalmente vedo la stanza in cui mi trovo. È molto grande e l'unica luce viene da una lampadina rossa attaccata proprio sopra di me. Anche le pareti sono rosse. E qui statue di donne in carriera e di madri con figli, di uomini d'affari e di contadini, di bambini e di ragazzi sono ammucchiate l'una accanto all'altra. «Ti piace il mio atelier?» mi bisbiglia ad un orecchio, pur sapendo che non posso risponderle. Osservo il simulacro che si trova proprio di fronte a me, il cui volto, contratto in una smorfia di sofferenza, somiglia incredibilmente al mio, ed un urlo di disperazione rimbomba invano nella mia gola muta quando vedo il riflesso di Sara chinarsi su quella figura dannata.